Buongiorno a tutti, vorrei parlare con i miei lettori, che ringrazio per aver acquistato e letto i miei libri, in particolare quattro di essi, con i quali vorrei cercare, e ho cercato di comunicare le mie conoscenze su certe tematiche specifiche, che non rappresentano esattamente la mia ricerca, ma rappresentano un interesse parallelo. Mi riferisco alla meccanica quantistica, in particolare al fenomeno dell'entanglement, che tramite libri come in particolare Entanglement, ma anche Sincronicità, ho cercato di diciamo, comunicare, di spiegare ciò che noi sappiamo su questo argomento. Ciò che possiamo effettivamente confermare, ma nello stesso tempo meravigliare il pubblico di fronte a qualcosa che di per sé è sconvolgente e potrebbe aprire degli orizzonti completamente nuovi, non solo nella nostra scienza, ma anche nella nostra vita. Nello scrivere i miei libri, in particolare i due che ho nominato, Entanglement e Sincronicità, ho voluto e insisto in questa cosa qui, far presente cosa noi conosciamo diciamo, di queste tematiche, cosa possiamo confermare e cosa invece dobbiamo escludere, anche perché purtroppo c'è una notevole disinformazione per quello che riguarda la fisica quantistica. La fisica quantistica può essere capita solo ed esclusivamente se diciamo, dietro c'è una base di fisica generale. Quindi la fisica quantistica non è una fisica alternativa, diciamo, alla fisica generale. La fisica classica o fisica generale non è sbagliata, funziona benissimo. Però in certi diciamo, domini, in particolare il dominio delle particelle elementari, la fisica quantistica è l'unico strumento per poter descrivere la fenomenologia. E infatti c'è anche un altro mio libro, L'atomo e le particelle elementari, in cui spiego qual è il regno entro cui opera la fisica quantistica. In questo libro parlo delle quattro interazioni fondamentali che esistono in natura, del modello standard delle particelle elementari e per far capire quali sono i mattoni della materia. È proprio nell'ambito di questo, diciamo, di questo regno della realtà che la fisica quantistica si applica. Quindi la fisica quantistica è una tecnica che serve per studiare il mondo delle particelle elementari. La fisica classica non va più bene quando si studia il mondo delle particelle elementari. Ma questo non vuol dire che la fisica classica non vada bene. Non è che la fisica quantistica sostituisce la fisica classica, diciamo, come ho sentito dire in giro da tante persone. È soltanto una tecnica che serve per capire certi particolari domini della scienza. Tramite i miei libri, Entanglement, Sincronicità, e anche tramite il libro Atomo, ho cercato di spiegare questi concetti, augurandomi che le persone, capiscano che per procedere in questo campo, anche nel campo della fisica quantistica, che non è filosofia, non è metafisica, occorre adottare il metodo scientifico che si basa sulla, trattazione matematica per costruire modelli e sui dati sperimentali che otteniamo tramite i nostri strumenti. Quindi questa è la fisica, questa è la scienza e null'altro. Che poi si voglia, diciamo, procurare meraviglia nel lettore, questo è un grande piacere per me, perché anche senza il bisogno di scomodare stranezze, improbabili, la natura, in modo particolare il mondo quantistico e non solo, è qualcosa che deve suscitare un grande stupore e quindi motivare le persone, motivare gli studenti a studiare, ad affrontare materie particolarmente ostiche,
con il fine appunto di tentare di capire qual è la struttura della nostra realtà. E allora ho cercato con i tre libri che ho menzionato di spiegare queste cose, ho continuato a farlo anche con libri in lingua inglese e anche occupandomi della fisica classica o dell'astrofisica con libri che ho pubblicato con altri editori, per chi è interessato il raccontare l'universo, che è un libro decisamente complementare con il mio libro Atomo e particelle elementari, pubblicato per la Macro Edizioni. Aggiungo che è stato un piacere per me anche affrontare diciamo, il tema quantistico attraverso lo studio di scienziati particolarmente innovativi come il fisico David Bohm, a cui ho dedicato un libercolo, David Bohm, La fisica dall'infinito, anch'esso pubblicato per la Macro Edizioni, facendo capire chiaramente come quando si entra nel mondo dell'entanglement ci si pone di fronte a qualcosa che prima la fisica non aveva mai affrontato. Per esempio, l'equazione d'onda, cioè il modo di descrivere il comportamento di una particella elementare come un elettrone, il modo in cui l'equazione d'onda si comporta ci fa vedere una componente classica e una componente non classica che viene chiamato potenziale quantistico. Questo è il modo di David Bohm di rappresentare la funzione d'onda. Da questo potenziale quantistico è fatta poi tutta una grande costruzione secondo cui la realtà non è fatta solo di meccanismi a orologeria, ma anche di un qualcosa che fa pensare che l'universo abbia una coscienza. E questo non è dire una fantasia, ma è realmente basato sulle equazioni. Da queste equazioni Bohm ci ha poi costruito una filosofia, una metafisica, di cui ho parlato intensamente nel mio piccolo libro, David Bohm, La fisica dell'infinito, e queste sue ricerche hanno influenzato moltissimi altri scienziati, incluso il sottoscritto, per studiare il meccanismo della coscienza, che appunto sembra, almeno secondo modelli ancora controversi, verificarsi non solo nella materia come noi la conosciamo, ma anche all'interno del nostro cervello tramite l'azione dei microtubuli all'interno del cervello, secondo la teoria del fisico matematico premio Nobel per la fisica Roger Penrose e l'anestesiologo Stuart Ameroff. Anche di questo parlo nel mio libro Entanglement, per esempio. Quindi, Entanglement, sincronicità, David Bohm, La fisica dell'infinito e in parte anche il mio libro Teletrasporto, sono tutti legati tra loro da un filo conduttore che è appunto il filo conduttore quantistico. Per cui invito i lettori, che ringrazio, di ponderare, diciamo, quanto viene scritto, di leggere le referenze, se possibile, che sono indicate nei miei testi, perché certe affermazioni si basano non su pensieri astrusi, ma su lavori fisici, a carattere profondamente matematico. Quindi nei miei libri io ho parlato appunto delle riflessioni, ho voluto estendere delle riflessioni su quanto noi abbiamo appreso sulla natura della realtà, in modo particolare quella quantistica che è di particolare interesse per i lettori della Macro Edizione. Nell'ambito dei miei libri per la Macro Edizioni sono stato felice di scrivere il libro su Nikola Tesla, a proposito di menti geniali e particolarmente inventive. È un libro ancora attuale, penso. Naturalmente è un libro completamente, totalmente introduttivo,
non è una raccolta dei suoi brevetti, ma solo per dare un'idea la più completa possibile, diciamo, no, delle invenzioni di questo stranissimo personaggio e parlare anche della sua vita e della sua mente particolarmente peculiare. E non dimentichiamolo, lo stesso Nikola Tesla era un profondo assertore della teoria quantistica. E quindi c'è probabilmente un legame anche tra il libro su Nikola Tesla e gli altri libri di fisica quantistica di cui ho parlato. Quindi in modo particolare riassumo i libri su cui voglio concentrare l'attenzione: Entanglement, Sincronicità, David Bohm, La mente di Dio, scusate, David Bohm, La fisica dell'infinito, e Nikola Tesla, Un lampo di genio. Questi quattro libri sono probabilmente i libri più importanti che ho fatto e che ritengo ancora particolarmente attuali per i lettori. E quindi direi che non ho altro da aggiungere. Vi auguro a tutti una buona estate e a presto, arrivederci.